E ciao a tutti ragazzi, sono Leonas e quest'oggi siamo tornati su di Bezzata Space, ovviamente nella sezione Global, per un altro video pull o non pull. Ragazzi, ovviamente come sapete ormai da qualche giorno, ovviamente da ieri, che appunto è trapelata la notizia, che nel Global sono in arrivo Tapion, ovviamente AGL, ovviamente con Hildegard, ovviamente la sua versione con Hildegard, e anche Goku Super Saiyan 3 LR. Ragazzi, due personaggi molto molto belli, e questo video per l'appunto parlerà del pull o non pull di questi due personaggi. Ragazzi, iniziamo subitissimo con uno dei personaggi forse più attesi rispetto all'altro, ecco. Stiamo parlando proprio di Goku LR, ragazzi. Goku che ovviamente forma base LR, poi diventa Super Saiyan 3, quella con il Dragon First alle spalle, ragazzi, e dopo comunque andiamo a vedere. Questo, ragazzi, è il leader che, tra l'altro, come vedete, è già stato tradotto in inglese, ovviamente. È il leader di tutti i Super Tech, per così dire, anche degli Extreme, però vabbè, la leader skill è molto inferiore rispetto ai Super, quindi vabbè, prendiamo come se fosse una leader principalmente dei Super. Super Tech Type Ki più 2, ovviamente, ragazzi, e 70% sulle stats. Qual è la differenza tra i Super e gli Extreme? Che gli Extreme, ragazzi, prendono un Ki in meno e il 20% in meno, in quanto loro prendono un Ki, Extreme Tech ovviamente, e 50% sulle stats. Quindi, ragazzi, è davvero molto molto buono come personaggio. Per chi mi segue da tempo sa che io ce l'ho nel Jap, non so se ci pullerò nel Global, perché ragazzi le stone mi stanno mancando sinceramente, ecco, non ne ho a disposizione. Però comunque è un personaggio davvero molto 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 forte, ragazzi. È un personaggio che sicuramente tanti tanti di voi vorranno, ne sono più che consapevole. Però ragazzi, occhio a quel che fate. Passiamo ovviamente, ragazzi, alla versione finale di questo personaggio, quella LR, ragazzi. Bellissima artwork, una delle più belle in assoluto degli LR, ragazzi. Fiera all'estremo dell'immaginazione. Leader finale di questo personaggio, ovviamente... 4 key ai Super Tech e ovviamente il 100% di boost agli S, ovviamente, di tutte le stats. Mentre gli Extreme dà il 2 key di boost e il 70% alle stats, ovviamente sempre gli Extreme Tech, ragazzi. Principalmente questo è un leader indirizzato, sicuramente come potete vedere dalla leader skill, per l'appunto ai Super Tech, ragazzi. Personaggio che, ripeto, è uno dei DPS più fantastici e fenomenali del gioco. Fa danni che ha da full ability, ragazzi, non si contano nemmeno, arriva a sfiorare i milioni e milioni di danni, ovviamente con il boost degli items, con i buffer nel team, ragazzi, fa dei danni allucinanti questo personaggio. Però ragazzi, ripeto, qual è la caratteristica che lo pecca? È che è un LR, e per quanto riguarda i free to play, gli LR devono guardarli con un occhio di riguardo, perché gli LR, ragazzi, sono personaggi, per chi non lo sa, è davvero molto molto difficili da trovare. Sono per l'appunto la categoria come rarità leggendaria, legendary rare si chiamerebbe LR in teoria, e quindi ragazzi sono, diciamo, le carte più rare da trovare in questo gioco, e sono tra l'altro quasi, non tutti ma alcuni, i più forti del gioco, gli LR, per esempio Vegeta Pint LR, Gogeta Fisico LR. Scrivetemi nei commenti magari chi non è d'accordo con questa mia affermazione, comunque voglio sapere tutte le vostre pareri, tutte le vostre opinioni. Comunque ripeto ragazzi, questo è un LR, per chi ci shoppa, ragazzi, e ci shoppa tanto, non è assolutamente... Non, diciamo che è scontato che la risposta è che ci deve pullare, assolutissimamente ci deve pullare, perché questo è un personaggio che vale, ragazzi, visto considerato che, come vedete qua in basso, magari per i più attenti magari l'hanno già visto, fra 2 settimane, ragazzi, nel Global arriverà anche Bardock Super Saiyan 3, ragazzi, che è il leader del team del Super Saiyan 3, della categoria del Super Saiyan 3, e Goku Super Saiyan 3 LR, ragazzi, è un Super Saiyan 3. Quindi, ragazzi, dovete stare molto molto attenti. Per chi pulla, ovviamente il video pull o non pull su Bardock arriverà il 3 giugno oppure il 2 giugno, insomma, quando deve arrivare. Però comunque, ragazzi, per pullare su questo personaggio dovete pensare a cosa arriva fra 2 settimane. Cioè al leader di questo personaggio. Cioè il leader, ovviamente, di uno dei team più forti del gioco, come vi ho già detto in un video precedente. Ragazzi, questo, ripeto, è un LR...
salvo sculate, perché le sculate, ragazzi, non si possono né prevedere e né diciamo né chiedere, ecco, è il gioco che te ne dà e quelle non diciamo sono sicuramente apprezzate, ecco. Però ragazzi, non sperate di andare sulla Bachelor Go Super Saiyan 3 LR e di trovare subito l'LR al primo stonfo, diciamo in singolo o in singola o alle prime 50 stone, perché ripeto, se sculate potete trovare anche due LR di una multi sicuramente, perché le sculate, ragazzi, sono imprevedibili e all'interno delle sculate ci può essere di tutto. Però ragazzi, non chiedete questo, perché vi ripeto, il gioco a volte dà le sculate, ma a volte dà anche le rintronate, ecco, non, per così dire, per intendersi. Quindi direi che per i free to play questa è una baccia da evitare, perché in futuro, ragazzi, stanno arrivando, come sappiamo, dei personaggi molto molto forti. Sto parlando ovviamente delle bacce, della baccia del terzo anniversario. So già che delle persone free to play, dei giocatori di questo gioco free to play, si stanno già tenendo da parte tutte le stone per l'anniversario, cosa che consiglio a tutti i free to play, ragazzi, a tutti, perché questi personaggi sono forti, lo ammetto, però i due personaggi dell'anniversario sono i due personaggi più forti del gioco, e per chi diciamo c'è più dentro il gioco lo sa che è così davvero, ragazzi. Quindi io direi di, ovviamente sto parlando per i free to play, perché per chi shoppa, ovviamente, ragazzi, può shoppare quando vuole, dove vuole, quante ne vuole, quindi alla fine non è che per chi shoppa, ragazzi, può trovare anche 5 Goku Super Saiyan 3 e portarlo a full ability, perché non ha limiti magari di stone da comprare. Però comunque, per chi questo gioco lo vede sotto un altro aspetto, cioè il free to play, ragazzi, questo personaggio vi consiglio di tenerlo da parte. Ovviamente sicuramente tanti di voi non saranno d'accordo, perché lo vogliono assolutamente questo personaggio, e ci credo, ragazzi, perché è uno degli LR più belli e più forti, davvero. È un LR bellissimo, fortissimo, e io nel Jap, ragazzi, lo sculai, lo ammetto, lo sculai, e ragazzi, sono stato per una settimana felicissimo, perché è uno degli LR con l'artwork veramente più bella in assoluto, e non potete negare questo, ragazzi, davvero non potete negarlo. Però ragazzi, il mio consiglio è per i free to play di non pullarci, di saltare questa patch, e anche quella di Tapion, perché ragazzi, il terzo anniversario, all'interno del terzo anniversario c'è tanta tanta roba. Passiamo al prossimo personaggio, ragazzi. Tapion, leader ovviamente della categoria Giant, di tutti i personaggi che si ingrandiscono fino a diventare giganti. Personaggio carino, come ho già detto in un precedente video, il suo team fa schifo, lo ammetto, lo ammettete anche voi che il suo team fa schifo, non ci sono personaggi nel suo team. Ed è vero, ragazzi, non è che qualcuno può negare l'evidenza. Abbiamo visto in un precedente showcase di questo team che nel suo team non ci sono personaggi, ragazzi, non ci sono, e non è colpa nostra. Poteva essere un team carino, nonostante sia uscito adesso Slug, Giant Form, che è anch'esso il leader dei Giant. Che cavolo sto dicendo? Lui non è il leader dei Giant, è il leader dei Namecciani. Sì, ma cosa, dei Namecciani giganti? O no? Oddio, vabbè, mi è preso un breve lapsus, come mi prende sempre in ogni video, che ovviamente in questo canale non possono mancare i lapsus, ma va bene. E quindi ragazzi, questo è un personaggio che sconsiglio di pullare anche a chi shoppa 20 miliardi di stone, perché fa schifo. È bellino, un altro che bello, ragazzi, quell'Irdgarn di dietro è bellissimo. Bellissimo, io stesso questo personaggio lo vorrei, ma non tanto per utilizzarlo nel suo team, perché il suo team, ragazzi, ripeto, è un team che nemmeno nella top 10, nemmeno nella top 10, ragazzi, non c'è nemmeno nella top 15, davvero, questo team fa letteralmente pena, davvero. E ripeto, non per il leader, ma per i personaggi all'interno del suo team, davvero, perché il leader è carino, è buono anche nel team Super AGL, ragazzi, con questa versione Giant, ragazzi, quando si trasforma è una belva. Però ragazzi, ripeto, pullare su un personaggio del genere, che poi magari vi prende anche nel bolso perché lo volete in tutti i modi, alla fine diventa una questione di principio, perché buttate stone, poi non vi esce, e quindi dite, cosa è successo anche a me, con Go Super Saiyan 3 Angel in un altro, diciamo, un passato, ecco, un altro passato, in un
in un altro account che poi vabbè ne avevo due in contemporanea, proprio l'account lì lo lasciava morire e poi portava avanti questo che è tuttora il mio, perché comunque ne avevo due e quello che avevo più roba ha deciso di portarlo avanti e quello che ho più roba è questo qui di ora. E in quello lì per l'appunto ci ho buttato tipo, diventò una questione personale su Ghost Super Saiyan 3 Angel e davvero ragazzi diventava proprio un'ossessione, fino a che non lo trovavo non dovevo buttarci stone e alla fine dopo 700 stone pullate lo trovai e alla fine vinsi io, però è sbagliatissimo ragazzi, non fatelo mai, davvero non fatelo mai, sappiate quando fermarvi, davvero. Per belle bacce del genere, soprattutto per i personaggi che non ne vale la pena, non pullateci nemmeno. E questo, sia per i free to play che per i non free to play, per chi shoppa un botto di store, è un personaggio proprio da non prendere manco in considerazione. Considerato che magari le stone che buttate su questo personaggio potete risparmiarle per un Bardock o per un Ghost Super Saiyan 3 LR o per un eventuale bacio dell'anniversario. Ovviamente, ragazzi, per questo vale sia per i free to play che per i shopponi. Come posso essere io o qualcuno di voi che ovviamente mi segue. E ovviamente ragazzi, capitolo finale, diciamo riepilogo finale. Allora, Ghost Super Saiyan 3 LR ragazzi, personaggio bellissimo, bellissimo assolutamente, però pullarci sì, ma solo chi shoppa tante stone, perché sappiate che nella batch di Bardock, che quando arriverà la batch di Bardock LR nel global fa un po' di mesi, c'è un'altissima, se sarà come quella del Jap, ci sarà un'altissima percentuale di LR, cioè la stessa patch che andremo a pullare nello speciale di 2000 iscritti fra qualche giorno, e ci sarà un'altissima percentuale di LR ragazzi, e quindi non vedo, diciamo, perché pullare su un personaggio adesso che ha una percentuale bassissima, quando possiamo pullarci tra un po' di mesi e assicurarci, per così dire, l'uscita di questo personaggio. Ripeto, questo personaggio solo per chi shoppa, mentre per il free to play tenetevi da parte le stone. Per quanto riguarda Tapion ragazzi, la stessa cosa. Tapion non prendetelo in considerazione né free to play né per chi shoppa, perché ripeto, non ne vale la pena. Ragazzi, per questo video pull è tutto. Noi ci vediamo domani con un altro fantasticissimo video. No, sto scherzando, questa sera ragazzi alle 5 in punto sul canale ci sarà il secondo appuntamento. Mi raccomando, non mancate. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un bel like, un commento qua sotto quando vedete il video. Mi raccomando ragazzi, siete migliori. Noi ci vediamo questa sera e ciao a tutti.